Ultimo spazio per approfondire proprio quali saranno le novità che entreranno in vigore con le nuove direttive sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. Lo sappiamo, riapriranno molte attività ancora sospese. Ne vogliamo parlare con il direttore del secolo XIX, Luca Ubaldeschi. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno, buona domenica a voi e agli ascoltatori. Non tutti sono però convinti e contenti, ci sono delle categorie che ancora hanno dei dubbi, chiedono delle risposte e soprattutto la grande incognita, il fatto che adesso starà a tutti noi essere un pochino più responsabili. Sì, questo è vero, assolutamente, la responsabilità sarà individuale, sarà ancora un fattore determinante proprio nei primissimi giorni, perché abbiamo tutti una grande voglia, no, di poter riappropriarci un po' della nostra normalità o delle nostre abitudini, però dobbiamo farlo in maniera, come dire, disciplinata e un po' contingentata, per evitare che magari la soddisfazione di uno o due giorni si traduca poi in successive chiusure, perché come avete ricordato anche voi, nelle norme previste, nell'accordo previsto tra governo e regioni, c'è anche la possibilità per il governo di richiudere e ritornare a una situazione di chiusura laddove i contagi, la curva dei contagi risalisse. Ovviamente in Liguria, io parlo un po' per il territorio dove noi abbiamo, dove il nostro giornale ha sede, ci si è spinti anche un po' più avanti, perché rispetto ad altre regioni domani è attesa la ripartenza anche di palestre e piscine, oltre che naturalmente delle spiagge. Per una regione che ha 114 chilometri di spiagge e 1250 stabilimenti balneari, potete immaginare come la possibilità di avvicinarsi di nuovo al mare rappresenti davvero un passo avanti significativo. Aspettiamo in giornata che la regione disciplini in maniera più puntuale le regole per l'accesso alla spiaggia, capire se davvero si dovrà prenotare e disposizioni di questo genere, per poter da domani, ecco, fare questo passo in avanti di cui tutti abbiamo gran voglia e gran bisogno. Certo, soprattutto per una regione come la Liguria che di mare vive, ma nella prima pagina del secolo XIX di oggi il catenaccio del titolone forte, insomma, sottolinea che, insomma, stanno arrivando maxi multe fino a 3.000 euro per chi getta in strada le mascherine usate. Saranno applicabili davvero queste sanzioni, direttore? Ma fa effetto, 3.000 euro sono tanti. Devo dire due cose: questa è una novità emersa ieri, è stata decisa ieri dalla regione di introdurre così, di sanzionare questo, come dire, comportamento, questa maleducazione che è un frutto così malsano di questa emergenza, no? Non avevamo mai pensato che il rifiuto potesse diventare la mascherina o il guanto lasciato per strada. Io devo dire che nelle ultime settimane al giornale abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di lettori che ci indicavano posti dove la gente gettava questi rifiuti, che potenzialmente, qual è il problema, oltre alla sporcizia, potenzialmente potrebbero anche avere una qualche, seppur piccola, carica infettiva. Quindi credo che ci sia un po' la voglia di anche un po' spaventare e di in qualche modo di avere una funzione deterrente, e forse anche così, instradandosi in quello che è successo nelle ultime settimane, in cui facendo molta pressione si è ottenuto anche che gli italiani si comportassero, questo va detto, generalmente molto bene. Poi devo dire che a Genova, ad esempio, in particolare, la principale città della Liguria, in questi giorni, in queste settimane, si è molto fatta attenzione dal punto di vista dei controlli sugli autobus, nelle strade, quindi un po' di pressione c'è. Non so se arriveranno delle multe addirittura da 3.000, ma diciamo che la pressione e l'attenzione saranno alte. Direttore Ubaldeschi, lo accennava poco fa, voi in Liguria toccate con mano assolutamente il settore, il tema del turismo, legato ovviamente alle difficoltà di tutte queste settimane. Il fatto che domani si parta con una graduale così ripartenza sicuramente aiuta, ma non basta. Com'è la situazione da questo punto di vista? C'è la grande preoccupazione, perché non è solo una questione di sfogo, di piacere, di andare in spiaggia, è una realtà economica importante. I balneari calcolano il rischio di perdere quasi il 75% del business. Adesso con la riapertura
questa percentuale calerà, ma la cifra serve a indicare i timori che agitano un settore che solo in questa regione, nella Liguria, dà lavoro in estate a circa 35.000 persone, la maggioranza dei quali sono stagionali, ma voi insomma tenete conto che sia è una realtà economica diretta per chi ci lavora e poi indiretta, perché intorno alle spiagge c'è un'attività, pensate solo a quelli che erano, so, i ristoranti in spiaggia, chi forniva, certo, gli alimentari, le bevande, mondo, insomma un indotto che vive di quello. La situazione del turismo è da tenere assolutamente presente. Grazie al direttore del Secolo XIX, Luca Ubaldeschi, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi.